L'ho chiamato direttore sportivo e gli ho chiesto cosa succede con Vieri. Lui mi ha detto: Vieri non è sul mercato, non è una questione di cifre. Era il maggio 1997 e per l'avvocato Vieri non aveva prezzo. Bobo fu ceduto il 3 luglio, neanche 2 mesi dopo, all'Atletico Madrid. Chi fa mercato ha imparato dai grandi come lui. Mai quotare un proprio giocatore per valorizzarne il prezzo del cartellino, mai sparare alto, mai dire la verità. Si chiama strategia. Spesso il giornalista, nel tentativo di scovare il colpo, diventa come l'ispettore Clouseau. È la casualità che lo porta al risultato. Sono tante le dichiarazioni smentite dai fatti e abbiamo voluto raccoglierne alcune tra le più significative. Il punto è, quando si tratta di calciomercato, calciatori e allenatori che siano, che la notizia è certa solo alla firma. Il resto sono true lies, bugie vere o verità bugiarde. Io considero Ronaldinho il più grande giocatore di tutti i tempi. È indiscutibilmente rossonero, da qui a quando finirà di giocare. Ripeto, io per quello che ho fatto non mi interessa andare alla Juventus. Non vi aspetterete che io la beva. La verità è che Zaccanone rimane. Questa cosa la gestisco da solo. Quindi io credo che tranquillamente questa società pensi in questo momento di andare avanti e di avere continuità. Devi solo fidarti di me. Qual è la tua strategia per uscire? Uscirò direttamente dal cancello principale. No, anche se considero Ibrahimovic, ce l'ho sempre dichiarato, un grande campione, non so fino a che punto starebbe bene nello spogliatoio e nel gruppo del Milan. Fatto! Neppure per 100 milioni Pazzini alla Juventus. Non riesco a...